Nell'episodio precedente siamo andati nel Lazio per collaudare e revisionare il nostro camion camper, appunto per avere la nazionalizzazione, in quanto negli ultimi 5 mesi eravamo impegnati nella conversione di un ex camion dei pompieri tedesco in casa mobile. Non è stata un'impresa semplice, ma dopo tanti sacrifici e tante disavventure, siamo riusciti ad ottenere un esito positivo. Quindi, nel mentre che la motorizzazione sbrighi tutte le pratiche, noi ci impegneremo per ultimare i restanti lavori, prima di tornare nuovamente in viaggio. Now you've time to care, not just for your money, but about yourself. But I need to earn, 'cause I've got to survive. I can feed my kids with good words and smiles. Now we've got to thrive, stay home for a while. Stay far from each other, but reunite. I only want to go out for a run with my dog. Bring my son to cosa. Sembra che qualcosa stia accadendo. Una scultura in spiaggia. Ma che cos'è? Cos'è? Cambia marcia. La parte di un cruscotto di una macchina con i cablaggi annessi. Chissà per quanto tempo è stato in mare. Incredibile. Qua c'è scritto Made in France, quindi magari era una macchina francese, ma non è detto. Questa perché... è stata per molto tempo in acqua, eh. Ci sono anche le conchiglie, abbiamo visto. Gli interruttori del cruscotto. La conchiglia. Qua un'altra conchiglia. Incredibile. Sicuramente questo nastro doveva essere molto buono. Peccato che non ci sia scritta la marca. Nastro isolante, sì. Assurdo. Sai che macchina era? Rilassante questo posto dopo la frenesia dell'ultima settimana per andare a fare il collaudo e tutto, tornare a casa e godersi, anche se per solo un giorno, perché domani dovremo tornare. Questa natura, questo silenzio, il rumore del mare, c'è qualcosa proprio di impagabile. Relax totale, che bello. Però
ha un però che in estate è praticamente impraticabile, cioè col camper non è assolutamente da prendere in considerazione, perché è una delle zone più turistiche di tutta la Sardegna, è bellissima, però col camper è quasi impossibile, infatti ci sono divieti ovunque. Durante la bassa stagione è abbastanza tollerato il campeggio libero, però in alta stagione è assolutamente improbabile che ti lascino dormire in prossimità delle spiagge. Poi questa, tutto il litorale è super affollato. Eh sì, da giugno a settembre troppa gente. E buongiorno, oggi si rientra a casa e dobbiamo ultimare tutti quei lavoretti che finalmente possiamo fare. Sì, che finalmente possiamo fare. Andremo a fare la camera da letto e tutti quei dettagli indispensabili per la partenza. Quindi la partenza si avvicina. Il posto che ci ospiterà per il pranzo, perché avevamo finito l'acqua e qua c'è dell'acqua buonissima. Tra l'altro ce n'è un sacco. Che fai? Montiamo l'adesivo. Abbiamo lavato tutto il camper a zinzi e adesso è arrivato il momento di mettere l'adesivo storie di Manu, che ci ha regalato Babbo Dieli. Grazie Babbo. Siamo soddisfatti. Molto bello. Sì. Adesso non passeremo più. Non saremo più in incognito. È bello. È venuto bene. Quindi dall'altro lato è andata. Adesso dobbiamo metterlo qua su. Per fortuna che sei bialto, perché se l'avessi dovuto fare io avrei dovuto chiamare i rinforzi. Lo metteremo qua. Ci piacciono troppo. Sono venuti davvero bene gli adesivi. Tipo qua, quelle linee a mappa che arriva e cioè vanno a raggiungersi a quello, capito? Dal basso. Allora, ci sono... Però ho finito di fare i piatti. Ci sono piaciuti talmente tanto questi adesivi che adesso ci sembra un po' vuota questa parete. E quindi stiamo dando libero sfogo alla nostra creatività. Per adesso va bene. Molto probabilmente non ci fermeremo solo con questo adesivo. E buongiorno da questo bellissimo sole primaverile, anche se sembra un po' più estivo che primaverile. Oggi abbiamo iniziato a fare i lavori alla motrice, però in primis abbiamo dato la priorità a questa mascherina perché si stava arrugginendo, quindi Sebastiano sta scartavetrando tutto dentro e quindi tratteremo tutto l'interno, e io invece
ho iniziato a scartavetrare la mascherina, perché anche quella aveva qualche fiore di ruggine. Quindi, quali sono i programmi per oggi? Riuscire a terminare la mascherina, non so se riusciremo oggi perché dovremo darle circa 3-4 mani alla mascherina, quindi non so se riusciremo a farlo in giornata, a tingere e a montare, massimo domani o dopodomani. Comunque non c'è fretta. E poi all'interno oggi andremo a installare la cucina a gas. Sono felicissima perché, non per male, ma con l'induzione non lo so, non ce la faccio a cucinare, sarò impedita io, però non mi sembra troppo innaturale. Inoltre ho scoperto che con l'induzione, diciamo che il cibo, e anche a noi stessi, crea dei danni, perché emana delle sorte di radiazioni, se posso definirle così, il termine specifico non lo so, però comunque non è proprio salutare come metodo di cottura, a differenza di quella in ceramica, da quanto ho letto, che non emana questo tipo di radiazioni, e la cottura degli alimenti è molto più simile a quella del fuoco. Purtroppo noi, inconsapevoli di tutto ciò, abbiamo acquistato un'induzione. Ecco, io ho tolto tutta la gomma che era qui perché sotto c'era un po'. Qua c'era un po' di ruggine. Quindi adesso devo togliere tutta questa gomma col taglierino e scartavetrare tutto. Da questo lato ho già scartavetrato. Abbiamo fatto una piccola pausa pranzo. Chiondina che oggi si sta cuocendo al sole. Quindi, Sebastiano è già riuscito a trattare, a terminare questa parte qui. Abbiamo finito di scartavetrare tutta la mascherina. Adesso ve la faccio vedere. Ecco qua. Allora, in teoria per fare un lavoro fatto bene, l'ideale sarebbe stato farla sabbiare. Però, siccome l'idea è quella di rifare totalmente la motrice, quindi andremo anche a riverniciare quella mascherina, anziché andare a farla sabbiare in questo momento, la faremo sabbiare direttamente quando andremo a fare tutta la motrice. Adesso la priorità ce l'aveva perché stava iniziando ad avere un po' di ruggine, e quindi dovevamo trattarla per evitare appunto che la ruggine si espandesse. È la prima volta che vernicio con la pistola e soprattutto un pezzo di carrozzeria, perché tutti gli altri lavoretti che avevamo fatto li abbiamo sempre fatti col pennello, o comunque se n'era occupato Sebastiano col rullo, per esempio quando avevamo fatto Mannu a Tuzgolu, il lago salato che c'è appunto in Turchia. Io non ho mai fatto questo genere di lavori, quindi c'è sempre una prima volta per tutti. Speriamo che esca un lavoro fatto bene. Io farò comunque del mio meglio. Intanto, Sebi, sto smontando il cilindretto della frizione, quello ricevente, perché stamattina mi sono abbassato qua sotto per controllare la barra traversale di direzione, che dobbiamo cambiarla, e mi sono reso conto che c'era della vernice che si stava sfogliando, e quando si sfoglia la vernice così è per forza una perdita di olio dei freni, e quindi mi sono reso conto di conseguenza che il cilindretto della frizione sta perdendo olio, quindi adesso lo smonto e ne ordiniamo uno nuovo. Abbiamo cambiato location, però ci siamo portati appresso il nostro frigo dell'Ecoflow perché volevamo provarlo in un altro contesto. Infatti oggi c'è molto caldo e siamo fuori lavorando, quindi abbiamo deciso di portarcelo appresso e l'ho appena messo a raffreddare, e ho anche messo la batteria a ricaricare.
direttamente dentro il frigo. E poi con la batteria del frigo è anche possibile ricaricare il telefono o qualsiasi altro apparecchio, perché è un power bank. Adesso vediamo quanto tempo ci impiega per raffreddarsi. Sta partendo da 10 gradi e dovrebbe arrivare il frigo a 2 e il freezer a meno 2. Quindi adesso cronometriamo. Intanto qua è una bella fortuna il fatto che comunque la motrice si possa alzare, perché è tutto molto più semplice. Giusto? Eh beh, direi decisamente. Il frigo nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, ha raggiunto la temperatura, 10 minuti direi più che un quarto d'ora, e anche il freezer, assurdo. Quindi adesso faccio vedere, ho messo dentro le nostre bevande, l'immancabile Icnusa e la Fanta, attenzione non è uno sponsor, quindi adesso non appena finiremo entrambi faremo una pausa e ci mangiamo una delizia che tra l'altro vi avevamo già fatto vedere come la preparavamo, ossia il semifreddo al torrone, che andrò a prendere e a mettere in questo freezer, perché voglio vedere se questo freezer è efficiente così come dicono. Saliamo in camper, andiamo a prendere il semifreddo al torrone. Vediamo, lo lasciamo nel freezer. E un'altra cosa che vogliamo provare è se con la batteria che adesso sta ricaricando effettivamente il frigo rimane in temperatura. Allora, loro cosa dicono? Che nel giro di ti dovrebbe dare un'autonomia di 40 ore. Quindi noi proveremo a lasciarlo così acceso per 40 ore per vedere se effettivamente fa quello che dicono. Comunque fa un po' impressione vedere la motrice così, sembra un Transformer. Ciao Andina. Ciao Andy, come sei? Cosa stai facendo? Sembra che qualcosa stia accadendo. E cosa sta accadendo? Il pezzo guasto, il cilindro ricevente della frizione. Della frizione che sicuramente ha il paraolio che è guasto. C'è anche Nocciolina in compagnia di Nocciolina. Ciao. La pausa. Sì. Ci vuole. Ci voleva un po' di pausa. Quindi io prima ho messo il semifreddo al torrone, che ho già detto. Andi, vieni. Eccola anche tu. Subito. Vieni in pausa, vieni. Poi, cosa vuoi? Birra o Fanta? Io voglio una Fanta. Fanta. E i cucchiaini. Quindi il frigo adesso è gestito solo ed esclusivamente dalla batteria che dovrebbe reggere per 40 ore. E questa è veramente una cosa geniale, perché il fatto di avere un frigo che tenga una temperatura, un freezer e una macchina per il ghiaccio che tenga una temperatura costante per 40 ore senza doversi collegare a una fonte di elettricità è veramente eccezionale. Birra è semifreddo, non so quanto sia il in effetti, come anche Fanta è semifreddo, non è al massimo, però Ondina apprezzerebbe. Allora, ecco, innanzitutto per essere farvi vedere che non è attaccato alla corrente
non stiamo bluffando. Qua c'è l'impostazione appunto che indica 0 gradi, vabbè questo l'ho impostato Eli così, quindi si può impostare da qui con il pulsante della temperatura oppure direttamente dall'applicazione. Quindi 0 gradi il frigo e meno 2 il freezer. E qua c'è Zinzi che ci sta guardando. Buongiorno a tutti. Griglia montata, Eli ieri si è sbizzarrita con la verniciatura. Adesso è molto bella questa griglia, però stona un pochettino il resto perché è bianco il paraurti. Il parafanghi lo stesso sono bianchi, quindi provvederemo a tingere anche quelli. Adesso non sappiamo se lo faremo ora o più avanti, però comunque andremo a tingere anche questi di nero in seguito.